Bonjour à tous. Bienvenue. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Business Planet da Edimburgo, in Scozia. Ridurre i costi energetici e soprattutto quelli legati ai trasporti è l'obiettivo dell'80% delle imprese europee. Qui diversi imprenditori hanno accettato la sfida. Risultato: meno inquinamento e molta più competitività. Il rispetto dell'ambiente è iscritto nel DNA di questa impresa specializzata nella distribuzione di manifesti e volantini pubblicitari. Il suo parco veicoli è composto in maggioranza da furgoni alimentati a biodiesel. L'anno scorso l'azienda ha ricevuto la consulenza dei rappresentanti del progetto europeo EcoStars. Da allora le prestazioni energetiche sono nettamente migliorate. Dal 2005 abbiamo ridotto le emissioni di CO2 del 70%. Grazie a EcoStars abbiamo abbattuto le emissioni dei veicoli di 40 tonnellate all'anno. Questi sforzi per la riduzione dei consumi hanno consentito all'impresa di ottenere diversi attestati ambientali e di rientrare nei criteri previsti per l'assegnazione di bandi pubblici. L'azienda ha siglato un importante contratto con il governo scozzese. È un contratto da 350.000 sterline l'anno per 3 anni, ci ha permesso di creare 2 nuovi posti di lavoro a tempo pieno e ha aumentato il nostro volume di affari del 14% in un anno. Per saperne di più abbiamo incontrato uno dei responsabili del progetto EcoStars. Avviato nel 2009 nella regione dello Yorkshire del Sud, il progetto è stato replicato 17 volte in 7 paesi europei. 400 imprese di trasporti hanno ricevuto consulenze gratuite per migliorare l'efficienza energetica dei loro veicoli, oltre 40.000 in tutto. Esaminiamo i veicoli, ne valutiamo le emissioni, cerchiamo di capire come l'azienda gestisca il carburante e formi gli autisti, quale sistema di assistenza utilizzi e ogni altro aspetto di rilevanza ambientale. Il progetto EcoStars è stato concepito e finanziato nel quadro del programma europeo Energia Intelligente per l'Europa. Forte del proprio successo, dovrebbe ora essere in condizioni di continuare anche senza il supporto dei fondi europei. Abbiamo visto società capaci di risparmiare fino al 30% di carburante per il trasporto su strada, ma di solito possiamo contare su un 5% di risparmio e l'impatto sull'ambiente avviene in proporzione. Per me la chiave del successo è una consulenza esperta come quella di EcoStars, un progetto chiaro e ambizioso, e la testa dura, determinazione, costanza e mai accettare un no come risposta.